Il Vasto Girardi cade in casa nel recupero della 20ª giornata, battuto 2-1 in rimonta dal Pineto. Alla squadra di Prosperi non basta un buon primo tempo per tornare a riassaporare i tre punti. Dirige Robilotta di Sala Consilina. La prima chance è di marca ospite. Al 14esimo Galeano mette al centro un pallone con i giri giusti. Minincleri sbuca alle spalle della difesa e indirizza la palla all'angolino. Guerra è superlativo nella risposta. Dopo 4 minuti è lo stesso numero 21 biancoceleste ad impegnare Guerra direttamente da calcio d'angolo. L'estremo difensore altomolisano devia con i pugni. Il Vasto Girardi non sta a guardare e al 22esimo passa. Tracciante preciso di Salatino per Raucci che solo davanti a Mercorelli lo supera per l'1-0. La formazione di casa alza i giri del motore e al minuto 34 ha una grande chance per raddoppiare. Guida illumina per Mercai, l'attaccante supera anche Mercorelli in uscita e poi cestina clamorosamente il 2-0 spedendo fuori a porta sguarnita. Poco più tardi è ancora il Vasto Girardi ad andare ad un passo dal bis. Break difensivo di Mele che serve Mercai, il numero 9 da buona posizione si vede chiudere lo specchio della porta. Appoggia dietro a Guida ma l'azione sfuma. Al tramonto del primo tempo riecco il Pineto. Minincleri aziona Mbubà che mette una palla invitante al centro. La difesa di casa si salva. Con il montaggio di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa. Parte forte il Pineto. Minincleri offre a Minnozzi, il cui pallonetto è preda dell'attento Guerra. Al 16esimo è Guida a offrire il pallone a Mercai, conclusione parata da Mercorelli. Al 22esimo arriva il pareggio ospite. Minincleri da sinistra apparecchia per il neo entrato romano che gonfia la rete e fa 1-1. La squadra di Pomante non è paga. Due minuti dopo Minnozzi si mette in proprio e lascia partire un gran tiro con la sfera che si spegne di poco al lato. Minuto 25, Mercai lanciato in profondità, solo davanti a Mercorelli, prova il tocco di esterno, ma il portiere degli abruzzesi chiude bene. Poco dopo la mezz'ora la formazione di Pomante completa la rimonta. Minincleri inventa, Minnozzi non perdona scavalcando Guerra con un tocco preciso. Vasto Girardi 1, Pineto 2. Nel finale i padroni di casa cercano la rimonta e al 41esimo sul cross di Maniscalchi Guglielmi non arriva all'appuntamento con la sfera per questioni di centimetri. Due minuti dopo dalla parte opposta è Romano a girare verso la porta di Guerra un cross di Pierpaoli ma la sfera non c'entra il bersaglio grosso. La sfida del Ditella si chiude dopo 6 minuti di recupero. Il Pineto vola verso i playoff, il Vasto Girardi massica amaro e proverà a ripartire domenica contro la Vastese. Sì, una vittoria importantissima su un campo difficile con una squadra organizzata e che gioca bene a calcio. È stata una partita difficilissima perché il primo tempo abbiamo sofferto, soprattutto per errori nostri e siamo stati fortunati perché il Vasto Girardi non è stato bravo nel chiudere la partita. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la nostra qualità, il nostro carattere e abbiamo, penso, meritato la vittoria. Negli spogliatoi cosa ha detto ai suoi ragazzi dopo aver giocato comunque un buon primo tempo? No, ripeto, perché noi il primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo fatto bene. È normale che il secondo tempo, cioè a fine primo tempo, mi sono arrabbiato più che altro per l'atteggiamento, perché abbiamo sbagliato dei passaggi un po' facili, abbiamo avuto delle scelte di gioco errate che hanno permesso al Vasto Girardi di creare delle occasioni da gol. Sinceramente una squadra come la nostra non si può permettere questo errore, perché questa è una squadra con molta qualità e poi si è vista nel secondo tempo la nostra forza e siamo stati bravi, come ho detto prima, a ribaltare il risultato. State scalando posizioni in classifica, dove si potrà arrivare a tuo avviso? È normale, noi pensiamo, spero sempre di arrivare sempre più in alto, noi ci guardiamo sempre avanti, adesso penso l'obiettivo playoff è a 3 punti e ci proveremo fino alla fine, sappiamo che sarà difficile perché adesso ci mancheranno tante partite, tutte quante ravvicinate, quindi c'è anche da gestire la fatica, però ho una rosa importante che mi permette anche di alternare tanti giocatori. Il primo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni per chiudere la partita, purtroppo non sono andate bene. Il secondo tempo hanno esercitato una pressione maggiore, ma non ricordo parate di Guerra importanti, anzi abbiamo avuto qualche contropiede non importante, poi abbiamo avuto
delle disattenzioni che possono succedere e ci hanno punito. Un punto nelle ultime 5 partite, forse troppo poco? Per quello che stiamo facendo sì, sicuramente vogliamo tornare a fare punti il prima possibile, però dobbiamo solo continuare a lavorare, non vedo altre alternative. Al di là di quelle che saranno le decisioni che verranno prese, la classifica fa un po' paura oppure no? Ma la classifica non l'ho ancora vista, è normale, ripeto, vogliamo tornare a fare punti, aspettiamo le decisioni, arriveranno a breve credo, nel frattempo dobbiamo continuare a lavorare. Domenica c'è la Vastese, altro scontro difficile da affrontare con il giusto piglio. Tutte difficili sono e va affrontata come le altre, con magari con un pizzico d'attenzione in più.